Oggi è stato un grande giorno per il ciclismo professionistico. Nairo Quintana ha finalmente trovato un successore. Qualche settimana fa, il corridore della Education First aveva affermato che in Colombia non c'erano più giovani promettenti in grado di lottare per le grandi competizioni. Oggi, quelle parole di un uomo saggio sono ridotte in cenere, perché un nuovo scalatore colombiano è stato in grado di battere né più né meno che il campione del mondo nella sua prima vittoria da professionista. Stiamo parlando di Einer Rubio, la nuova realtà di un Movistar Team molto cambiato rispetto alle ultime stagioni. Analizziamo la prestazione di Remco Evenepoel in una giornata così segnata per lui e, naturalmente, la tattica sorprendentemente aggressiva della squadra più conservatrice del World Tour. Vuoi guardarlo? Abbonatevi se siete contenti dell'apparizione di Einer Rubio e lasciate il vostro like per il ciclismo credibile che il Condor colombiano rappresenta. E ora, senza ulteriori indugi, che lo spettacolo abbia inizio. L'UAE Tour 2023 è stato presentato come una competizione con un chiaro e unico favorito, Remco Evenepoel. Il campione del mondo belga, nonostante non abbia brillato alla Vuelta a San Juan in Argentina, è arrivato negli Emirati Arabi Uniti dopo essersi allenato duramente nei pressi dell'hotel Sincrosfera di Kolobnev, cosa che, come abbiamo visto con Tadej Pogačar, provoca un immediato rendimento delle sue capacità fisiche e motorie. E la verità è che Sudal Quickstep ha iniziato letteralmente spazzando via la concorrenza. Innanzitutto, una vittoria allo scoccare del fischio d'inizio per il campione belga Tim Merlier in uno sprint collinare contro Pocket, Rocket Caleb Evan e il veterano campione britannico Mark Cavendish. Non male, ma molto meglio è stata la vittoria dell'intero gruppo di Patrick Lefevre nella cronometro a squadre. Remco ha condotto i belgi al traguardo con soli 4 uomini, davanti a squadre specializzate come Education First e Ineos Grenadier. I distacchi erano molto ridotti, ma su una distanza di soli 17 km e con un profilo piatto, l'opposto di quanto ci si aspetterebbe da un luogo chiamato Califa, la vittoria di Evenepoel lo ha reso già il principale candidato alla vittoria di Jebel Yais. Questa montagna araba è uno dei passi più lunghi degli Emirati, con un percorso di 21 km e una pendenza di circa il 6%. La sua enorme larghezza e la forza del vento fanno sì che non sia un luogo per grandi attacchi o esibizioni individuali, come dimostra la sua storia recente. Nel 2021, fu il campione in carica del Tour de France, Jonas Vingegaard, a vincere la salita più veloce di questa montagna, niente meno che con Tadej Pogačar, in una delle più violente salite nel deserto a memoria d'uomo. L'anno scorso fu proprio lo sloveno della UAE a battere in volata il gruppo dei favoriti, in una salita controllata dai suoi compagni di squadra e in cui non ci furono grandi movimenti. Per questo motivo, l'esibizione odierna di Einer Rubio va ingigantita e messa sullo stesso piano dei migliori momenti di Nairo Quintana. Nella Movistar, quando il leggendario domatore del cavallino d'acciaio attaccò dalla base dei passi di montagna. Quasi a metà della salita, il Movistar Team ha lanciato un attacco in coppia che sembrava non andare a buon fine di fronte alla passività del gruppo. Luke Plapp, l'australiano di Ineos Grenadier, era il leader della classifica generale. Ma tutti sapevano che il maschio alfa, il pastore che doveva condurre gli altri in cima, era Remco Evenepoel. Picché c'erano dubbi tra questi galli, mentre il nuovo supertalento colombiano continuava a salire da solo a un ritmo devastante, il vantaggio aumentava rapidamente. Nel giro di pochi chilometri, Einer Rubio aveva già più di un minuto di vantaggio sul gruppo di Evenepoel, quando il belga ha deciso di far lavorare i suoi compagni di squadra, con lo svizzero Mauro Schmid in testa. Non è servito a nulla. Einer era a un livello così superlativo che era impossibile prenderlo, da solo davanti a un gruppo di oltre 30 corridori, in cui si pedala molto più comodamente che con l'aria costantemente in faccia. Che prestazione eroica! Una volta che Schmid è uscito dalla testa della corsa, completamente esausto e a malapena in grado di colmare il divario, Remco è stato conservativo. Come abbiamo visto nella Vuelta a España che ha vinto, se Evenepoel non è al 100% delle forze, è molto difficile per lui attaccare. Non ha lo stesso spirito combattivo di Pogačar o Primoz Roglic, è un corridore diverso. Ho trovato strano che non abbia voluto dare un colpo di reni in una gara in cui il Montepremi è anche succulento, e ovviamente a tutti noi piace vedere il campione del mondo alzare le braccia con la maglia iridata.
Remco è stato comunque efficace, in quanto è riuscito a guadagnare secondi di abbuono dietro al colombiano e a diventare il nuovo leader dell'UAE Tour senza sprecare energie. Ciò che è chiaro è che ha incontrato un nuovo rivale in montagna che non si aspettava per il Giro d'Italia, che oggi, tra virgolette, gli ha permesso di vincere. Il colombiano Rubio. Il corridore della Movistar ha resistito e tenuto duro negli ultimi durissimi chilometri di salita, riuscendo a vincere con un tempo di 42 minuti e 59 secondi, uno secondo più veloce di quello di Primoz Roglic nel 2019 e solo 16 secondi più lento di quello di Poggi nel 2022. Dati molto interessanti perché nessuno aveva mai vinto con un attacco così lungo su questa montagna in solitaria, e Rubio è un esperto di questo tipo di passi di montagna. Forse non è il classico colombiano da pendenze dure e salite in quota, Einer preferisce la montagna. Ricordiamo che era già arrivato quinto nell'Alto del Colorado alla Vuelta a San Juan davanti a Remco Evenepoel, appena dietro a Egan Bernal, che attendiamo con ansia. Non dimenticate di abbonarvi se vi manca anche lui. Questa vittoria è la sua prima vittoria di tappa e la prima vittoria World Tour del Movistar Team dalla tappa assegnata a Carlos Verona al Delfinato del 2022. Un cambiamento sostanziale che abbiamo visto dalla fine della scorsa stagione nella squadra spagnola. Dalla partenza di Nairo Quintana, il Movistar Team ha vissuto degli affitti del veterano Alejandro Valverde. Nessun corridore, salvo poche eccezioni, ha ottenuto grandi risultati nelle corse più importanti, e anche a metà della stagione 2022 erano vicini alle posizioni di retrocessione al Pro Tour, che avrebbero significato quasi la scomparsa dei frati dal ciclismo. Tuttavia, con la campagna autunnale italiana abbiamo iniziato a vedere alcune grandi prestazioni. Corridori poco performanti, come Enric Mas, sono stati in grado di schiacciare Tadej Pogačar al Giro dell'Emilia e di arrivare secondi a Lombardia contro il mostro sloveno. Altri, che si pensava fossero in vacanza, come Ivan Garcia Cortina, hanno vinto il Gran Piemonte italiano, e altri ancora, che erano stati lontani dalle grandi corse, come Ivan Ramiro Sosa, hanno conquistato il Giro della Malesia. L'arrivo di due grandi acquisti per la campagna 2022 stava finalmente dando i suoi frutti. Il primo, l'ex corridore italiano dopato e calvo Leonardo Piepoli, il migliore amico del Cobra Riccò, stava tornando a casa, e lo stava facendo ora come un rinnovato allenatore che crede nella metodologia del ciclismo pulito, o almeno, questo è ciò che dovremmo pensare se sta trattando i colombiani. Il secondo, José Ibar Guren, il medico di squadre leggendarie come la Saunier Duval di Piepoli o l'Euskaltel che ha volato al Tour de France pur, raccogliendo positività al doping. Conosciuto come il Panoramix dei Paesi Baschi, questo brav'uomo dall'aspetto tenero e dolce ha trasformato gli uomini di Pacci Vila in vere e proprie macchine tritacarne. Nel 2023 hanno già ottenuto 6 vittorie, 5 in più rispetto all'anno scorso, e 2 classifiche generali. Tutte con corridori diversi e in modi molto diversi. L'altro giorno abbiamo visto Enric Mas attaccare. L'unica cosa che mi fa arrabbiare è non vedere un Alejandro Valverde di 43 anni vincere un'altra Liegi. Che peccato. Iscrivetevi se volete vedere più ciclismo credibile e guardate questo video sullo schermo, vi piacerà.